Sì, grazie Presidente. Vorrei cominciare proprio dalle parole del collega Fassina, spero non la prenda sul personale. Quando il consigliere Fassina ha detto quest'aula è una cosa seria. Io, Presidente, ci ho pensato bene, ho detto in effetti quest'aula è una cosa seria, però ora non si capisce perché diversi componenti di quest'aula contemporaneamente facciano i deputati, contemporaneamente facciano i consiglieri regionali, relegando. Consigliere Fassina. Vorrei essere messo nelle condizioni Scus di un attimo solo, proseguire. consigliere. Scusate, finora ci sono stati 6 interventi dell'opposizione. Nessuno è stato. No, Bene. È intervenuto sulla discussione, così come è stata fatta. Sono partito dalle parole di Fassino e poi mi sembra di non aver né insultato nessuno, ma ho dato un dato di Vada avanti, fatto. consigliere. E quindi è vero che quest'Aula è un luogo serio, ma proprio perché è un luogo serio meriterebbe l'impegno a tempo pieno di chi ne fa parte e non un mero hobby e una scelta che tutte le mattine scelgo se andare alla Camera dei Deputati, in Consiglio regionale oppure in Consiglio comunale. Chiusa parentesi, ripeto, spero il collega non la prenda sul personale, ma è un dato di fatto che ci tenevo a rimarcare, anche perché di fatto un ottavo di quest'Aula è occupato da persone che lo fanno part-time insieme ad altri incarichi pubblici e sinceramente è poco rispettoso nei confronti di quest'Aula. Sabato abbiamo festeggiato il Natale di Roma. Non ne faccio assolutamente un discorso politico, ma ne faccio un discorso di rispetto di quest'Aula e di questa città e della storia di Roma che non devo certo ricordare io. E andiamo su ATAC, Presidente, però anche qui non è il mio stile, però secondo me una rinfrescata alla memoria per tutti quanti è sicuramente utile. Perché si arriva al concordato preventivo? Si arriva al concordato preventivo perché ATAC va nella scorsa più o meno 12 mesi fa, mese più, mese meno, ancora una volta in patrimonio netto negativo, di fatto le perdite superano il patrimonio dell'azienda. E se questo avviene poco dopo il nostro arrivo, chiaramente non voglio fare il solito gioco di scarico di responsabilità perché non mi compete, non è il mio stile, mi piace guardare al futuro, però chiaramente un minimo sul trascorso di questa azienda ci dobbiamo interrogare. Una volta che l'azienda va in patrimonio netto negativo, io amministrazione, non io Enrico Stefano, ho tre strade fondamentalmente. Quello di farla fallire, ma mi sembra che nessuno lo voglia fare. Quello di ricapitalizzarla, ma significa trovare diverse centinaia di milioni di euro, oltre ai limiti che su questo tema impongono le varie normative che si sono succedute via via in tema di società partecipate, di società a partecipazione pubblica, oppure l'unico strumento che ho per garantire la continuità aziendale e garantire la continuità del servizio è proprio il concordato preventivo in continuità aziendale che blocca le azioni dei debitori, stabilisce un nuovo rapporto con i creditori e consente per un'azienda soprattutto come ATAC che vive di ricambi, che vive di nuovi materiali, di ripartire. Quindi secondo me, secondo noi è stata la scelta più saggia nell'interesse della città, nell'interesse dell'azienda, nell'interesse di chi prende l'autobus tutte le mattine. Io ho il piacere e l'onore di parlare di ATAC sia da amministratore di questa città ma anche da utente che tutte le mattine con più o meno fatica cerca di spostarsi con il trasporto pubblico. Dicevo quindi questa era la scelta sicuramente migliore e più saggia per l'azienda e per la città e per l'utenza e sicuramente diversa da ipotesi che anche ho visto più o meno riemergono oggi di amministrazione straordinaria, perché amministrazione straordinaria di ATAC significa, e abbiamo altri esempi ancora più grandi su scala nazionale, sicuramente non felici fino ad oggi. Amministrazione straordinaria significa dare le chiavi dell'azienda al ministero di turno e praticamente di fatto gestirla senza più interloquire con la città e sicuramente non con l'interesse, non con l'occhio votato al servizio, ma con l'occhio votato sicuramente a un risanamento che poi non si capisce come avviene, perché se un commissario non deve più rispondere a un consiglio comunale, a una commissione mobilità, a una giunta comunale, è chiaro che ha e può utilizzare altre leve. Quindi su questo è bene che ci chiariamo, perché il codice civile parla chiaro su cosa. Io non voglio scendere sul tecnico perché anche qui non mi piace e forse è anche poco utile, però il codice civile impone delle misure quando le perdite superano il patrimonio, non è che possiamo inventarci chissà cosa. E
e tra queste misure sicuramente la più saggia era il concordato. Concordato perché poi consente di risanare o provare a risanare l'azienda con una via però ben precisa, perché è successo fino all'altro ieri, noi eravamo anche qui consiglieri di opposizione, in cui si buttavano periodicamente in ATAC i soliti 150 milioni e poi chi si è visto, tana libera tutti. Invece con il concordato è uno strumento proprio per risanare, per provare a risanare l'azienda, perché è una missione abbastanza complicata, per provare a risanare l'azienda però con un obiettivo, un piano di concordato che comprende un piano industriale ben preciso, ben delineato, che vincola l'azienda. E su questo devo dire che questa amministrazione delle operazioni comunque di coraggio già le ha fatte. Ricordo, anche qui è passato forse poco più di un anno, forse è passato in sordina, mi ricordo quando fu fatta la stessa operazione in AMA, il risalto anche mediatico fu sicuramente diverso, ma ricordo che un amministratore unico di ATAC, che ora non c'è più, si è preso la responsabilità di licenziare 35 persone che erano coinvolte nello scandalo di Parentopoli. Forse ci dimentichiamo che la crisi di ATAC nasce proprio lì, nasce anche lì, in quegli anni, quando si è pensato ad assumere personale, diciamo, non strettamente operativo, e nel frattempo non si comprano gli autobus, perché qui, caro Presidente, è il tema che, diciamo, a cavallo tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, l'azienda non ha acquistato neanche un autobus, ma si è imbarcata di personale. E questo lo dico non per rivolgermi esclusivamente a una parte politica, perché poi sappiamo che la politica in qualsiasi forma e colore ha sempre sguazzato nelle società partecipate, però sicuramente quelli sono degli anni importanti, i cui danni ce li trasciniamo ancora oggi. Quindi appunto un amministratore dell'ATAC che oggi non c'è, ma che è trascorso, si è preso la responsabilità di cacciare queste persone. Anche oggi negli interventi che sta approntando il nuovo amministratore delegato, anche nel piano industriale, c'è un taglio dei dirigenti, c'è una riorganizzazione delle strutture e ci sono poi tutta una serie di iniziative sul piano proprio prettamente industriale che puntano al rilancio dell'azienda. Ripeto, non è un'impresa facile, non la sto rivendendo come abbiamo risolto tutti i problemi di ATAC, perché sarebbe ipocrita dirlo, però quest'Aula si è presa la responsabilità di prorogare di 2 anni il contratto di servizio e l'affidamento all'ATAC del servizio di trasporto pubblico, proprio per garantire la continuità temporale necessaria al risanamento dell'azienda e alla possibilità di espletare nella maniera migliore il servizio. Si è presa la responsabilità quest'Aula di stanziare 170 milioni di euro per l'acquisto di nuovi autobus, quindi cerchiamo un po' di fare le proporzioni. Per 6-7 anni nessuno ha comprato un autobus per ATAC, noi stanziamo 160-170 milioni che poi al cambio fanno circa 600 autobus, poi dipende se si acquistano a metano, ibridi, a gasolio, che tipo di gara si effettua e così via. Ci siamo presi la responsabilità importante di acquistare dei mezzi, perché ATAC, questo lo voglio dire per spezzare anche una lancia al personale operativo che ogni giorno sicuramente dà il massimo, ATAC ha un parco di autobus, ATAC ha più di 1000 autobus che superano abbondantemente i 13 anni, che sono la fine vita tecnica di un mezzo. Significa che oltre i 13 anni non conviene manutenere più quell'autobus. ATAC ha più di 1000 autobus che hanno oltre 13 anni, con punte di 17, 18 e così via. Quindi, diciamo, sono state improntate delle operazioni importanti e coraggiose che sinceramente faccio fatica a vedere in passato. Sicuramente ci sono state, ma non a sufficienza, perché altrimenti non ci saremmo trovati qui. Quindi, Presidente, voglio ricordare altre iniziative che tra l'altro sono state presentate nelle scorse settimane, la rivoluzione digitale dell'azienda, tutta una serie di operazioni che sta facendo ATAC per facilitare l'acquisto dei titoli di viaggio da parte dell'utenza, sistemi di pagamento elettronici attraverso smartphone, attraverso app, perché è vero, l'evasione è sicuramente un problema anche qui, però è anche vero che spesso gli utenti non sono messi nelle condizioni di acquistare i titoli di viaggio, perché i tabaccai praticamente non li vendono più, le MEB fanno fatica a funzionare, ma so che anche qui ATAC ha già impostato una gara per il rinnovo delle MEB, che sono le emettitrici di biglietti. Quindi questo è sicuramente un nodo fondamentale. L'evasione è un nodo, Presidente, poi ci voglio tornare anche quando illustreremo gli ordini del giorno,
però è un nodo anche perché denota come è stata realizzata la rete di trasporto pubblico della città, perché sa, spesso si fanno paragoni con Milano, 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 però ci si dimentica che Milano, che è come territorio circa un decimo di Roma, e lo dico come dato tecnico, non voglio fare la solita gara Roma-Milano, ha 5 linee di metropolitana. Noi per un territorio che è 10 volte più grande ne abbiamo 2,5, ed è chiaro che se ho una rete estesa su ferro posso presidiare meglio le stazioni, perché per me è più facile mettere 3 controllori alla stazione di Teano della metro C, dove prendo io tutte le mattine e nel giro di un'ora mi passano 1000 persone, che dover mettere 100 verificatori che seguono 100 autobus diversi che forse messi insieme non mi fanno lo stesso numero di passeggeri che controllo in un'ora con 3 persone ferme alla metropolitana. Quindi poi Presidente, qui il tema di questa città, ancora una volta voglio ricordare, questa non è forse la sede più opportuna, ma sicuramente è una sede che si avvicina. Il tema di questa città, la sfida per questa città, è una sfida infrastrutturale. Se non ci mettiamo a tavolino tutte le forze politiche, qui dico tutte le forze politiche, tutti gli enti, dal municipio al ministero, per dotare questa città di infrastrutture, la sfida del trasporto pubblico sarà sempre persa in partenza, a prescindere da chi sarà il gestore del trasporto pubblico. E vengo anche ai fatti recenti, che si parla di chi dovrà gestire questo eventualmente il servizio di trasporto pubblico. Finché non avremo una dotazione infrastrutturale adeguata, chiunque gestirà il servizio di trasporto pubblico a Roma sarà destinato a fallire. Quindi qui il tema non è ATAC, o comunque ATAC, ma il tema è anche un altro: dotare questa città di infrastrutture, superare il divario che ci separa dalle altre città e correre da questo punto di vista. Noi lo stiamo facendo con il PUMS, che anche qui non voglio essere noioso, ma il piano urbano della mobilità sostenibile, dove stiamo facendo un vero e proprio piano regolatore che sancisce quelle che sono le nostre opere infrastrutturali principali per i prossimi anni. Quindi ecco, vado a concludere, Presidente, non voglio essere né lungo né noioso, spero di aver affrontato e chiarito gli aspetti principali. Concludo come avevo iniziato, nel senso, non è sicuramente una sfida semplice, non sto qui a raccontare che tutto brilla, però sto qui a raccontare lo sforzo immane che ha fatto questa amministrazione, dalla sindaca a scendere, passando per la giunta e passando per i consiglieri, per recuperare una situazione disperata, e una situazione disperata che di certo non era stata causata da noi. Ci saremmo potuti lavare le mani, dire questi erano i danni del passato, arrivederci. Invece abbiamo scelto una sfida sicuramente più faticosa, sicuramente più complicata, ma non meno appassionante e decisiva per il futuro della città di Roma e dell'Italia, perché ricordiamoci anche che ATAC è una delle ultime grandi aziende italiane, e perderla sarebbe un peccato non solo per Roma. Grazie.